Ci siamo, un'altra stagione di Formula 1 è pronta per iniziare. Alcune scuderie sono preparate, altre hanno mostrato difficoltà ai test. Vediamo cosa ci aspetta. Prepariamoci, le qualifica Melbourne. Quindi, Aiden Jackson è in buona posizione. Ma la squadra, Aston Martin, spera che il giovane possa spingersi un po' più in alto. Il suo compagno di scuderia, Ackerman, invece, non è entrato in Q3? 13 millisecondi. Hai fatto il possibile. Se fossi uscito come secondo oggi, avrei ottenuto quei 13 millisecondi. Perché devo uscire sempre per primo? Sei undicesimo, Casper. Puoi recuperare? Sì, lo so. Ma non dovrei. Zoe, ehi. Giorno, papà. Lily, lo sai che non è giorno dove mi trovo, sì? La mamma dice che sei dall'altra parte del mondo. Esatto. Papà è in Australia, sono sottosopra. Ah, e come mai le auto non cadono giù allora? La mamma te lo saprà spiegare. Me la passi? Non cadere, papà. Non lo farò, Lily, promesso. Ehi, qualifiche terribili, eh? Mi hanno mandato fuori per primo. Di nuovo? Già. Beh, alcune delle tue gare migliori le hai fatte partendo dal centro. Ah, sì? Certo, pensavo amassi le sfide. Lil, scendi dal tavolo. Stiamo facendo colazione, devo andare. Certo. Andrà bene, ci riesci sempre. Ti amo. Ti amo anch'io. Cosa non va? Va bene, Casper, controlleremo. E il cambio? Ho perso una marcia. Vai, Casper, ce ne stiamo occupando. Spingi al massimo. Ci provo. Abbiamo dato un'occhiata al problema al cambio, ma purtroppo non possiamo farci nulla. Prova ad aggirarlo e speriamo bene. Ricorda che hai molta coppia in quella power unit, quindi dovresti riuscire a mantenere le marce alte per la maggior parte del giro. Siamo in undicesima posizione. Davanti c'è Gasly. Il distacco dalla vettura davanti è 1,6 secondi. Monta gomme medie e nuove. Butler è dietro di te. Vi separa meno di un secondo. Monta gomme morbide e nuove. Il distacco dalla prima è 23,8 secondi. La strategia di gara è completa. Adesso devi finire la corsa con queste gomme. 5 giri alla fine della gara.
Quindi il distacco dal tuo compagno avanti a te è 5,1 secondi. Monta gomme medie e nuove. È in ottava posizione. L'ultimo giro è stato 1 minuto 27,6. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5 giri. Bella mossa, ben fatto. Davanti c'è Alonso. Il distacco è inferiore a 1 secondo. Monta gomme medie usate. Le sue gomme sono state montate 12 giri fa. L'ultimo giro è stato 1:27,0. Guadagni 1,4 secondi a giro. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Jackson è davanti, spingi per la posizione. Distacco dall'auto davanti, 1,9 secondi. Monta gomme medie usate. Le sue gomme sono state montate 12 giri fa. L'ultimo giro è stato 1 minuto 27,2. Sei nella top 10. Aiden è davanti a te. Vi separa meno di 1 secondo. Monta gomme medie usate. Le sue gomme sono state montate 13 giri fa. L'ultimo giro è stato 1:27,4. Guadagni 1,4 secondi a giro. Sei all'ultimo giro.
Ok, prendi la gomma e portala a casa. È stata una bella gara oggi tra le strade di Melbourne, una vittoria strameritata. Cos'è successo a Casper Ackermann? È riuscito a finire, ma sembra abbastanza frustrato, non credi Luca? Sembrerebbe un guasto al cambio. È sempre difficile per un pilota una cosa del genere. Ackermann non sarà felice, ma sa cavarsela in queste situazioni. Beh, non è un bel inizio di stagione. Speriamo che riesca davvero a recuperare. In questo momento i piloti si stanno avvicinando al podio. Vittoria spettacolare per la Red Bull. La loro prestazione è stata impeccabile, tenendoci sulle spine dall'inizio alla fine della gara. Congratulazioni alla scuderia. Prova sfortunata oggi. Che cosa puoi dirci? Allora, brutta gara per te oggi, Casper. Parlaci un po' di quello che è successo. È stato chiaramente un problema col cambio. Non una cosa piacevole, insomma. Ma risolveremo, sono sicuro. Bene, nonostante l'evidente difficoltà tecnica, sei riuscito a finire. Quanto è dura portare a termine una gara in queste condizioni? In questi casi l'esperienza è un fattore importante. Devi lasciar perdere tutto, stare attento, ma provare ad ignorare ciò che ti circonda e concentrarti sul problema e sperare per il meglio. Dato un inizio sfortunato in questa stagione, mi chiedo se non sia dovuto al rapporto complicato con il tuo compagno nella scorsa stagione. Come vanno le cose tra te e Aiden? Parliamo della scorsa stagione. Non è un segreto. Io e Aiden abbiamo avuto i nostri litigi. Ma questo è il rischio di mettere insieme due piloti che non si conoscono. Non mi piace guardare indietro, solo avanti. Lui ha imparato molto. Vedremo in questa stagione come va. Ottimo, ed è tutto.